Click! Ben ritrovati, miei cari vintori dell'Illusione per Calcio. Guardate qui sullo sfondo che cosa si intravede. Bene, sì, lo stadio Dall'Ara, il dottor Luigiona si sta avvicinando. Ok, avrei registrato anche oggi stesso dentro, ma purtroppo non è stato possibile in quanto è tutto transennato e al campo non si può accedere. Quindi, però, questa mattina con voi, quest'oggi, voglio un attimo fare delle euroriflessioni che mi sono date sia da quanto detto ieri da Sabatini al Messaggero e quanto le partite di Euro 2020 o 2021 hanno detto ieri, ci hanno raccontato, in quanto abbiamo visto Francia-Svizzera e nel tardo pomeriggio abbiamo anche assistito a Croazia-Spagna, due partite dove quelle che erano meno quotate su tutta la Svizzera contro la Francia, perché stiamo parlando di una nazionale che era detta da tutti essere la favorita per la vincere questi europei, invece è stata sbattuta fuori da una Svizzera qualunque, che, lasciatemi il paragone, è un po' come se in campionato un Bologna battesse l'Inter o la Juventus, come è successo ieri per la Svizzera contro la Francia, perché i valori tecnici in campo erano abissalmente diversi, rendiamoci conto di questo. Eppure non si è visto, perché alla fine la Svizzera ha meritato di passare il turno, perché è riuscita a fare leva su un qualcosa di eccezionale, qualcosa di extra, dove abbiamo già visto magari anche in Italia-Austria essere accaduto, dove ad esempio Mark Arnautovic, a detta di tutti, io stesso lo ammetto e lo ammetterò sempre, Arnautovic ha fatto una buona partita contro l'Italia, ok? Però una buona partita, anzi un'ottima partita, l'hanno fatta anche i vari Gavranovic, i vari Seferovic. Allora, secondo me, c'è da fare un ragionamento più ampio e chiedersi quanto una competizione come l'europeo o, volendo, i mondiali, ma adesso stiamo all'europeo perché siamo all'europeo, agevoli taluni giocatori a tirare fuori quella che oggi viene chiamata la garra charrua, ok? Che, attenzione, non è prepotenza, non è arroganza, non è sfacciataggine, eh? Sono cose diverse. Diamo i nomi alle cose, giustamente, non confondiamo, ok, la cioccolata con la merda, va bene. Quello che si è visto ieri è stata organizzazione di gioco e giocatori che sono scesi in campo con la voglia di avere una serata eccezionale da ricordare. E questo è sicuramente frutto del lavoro dell'allenatore su di un gruppo fatto bene, perché se gruppi non ce l'hanno fatta, vedi ad esempio la Turchia, l'Olanda, che avevo detto essere una nazionale che allenata male. Perché dico allenata male? Perché c'è in panchina un signore, Frank de Boer, che non è in grado di poter fare il selezionatore, e non solo, perché è un profilo da allenatore che non dà niente di più da un punto di vista, appunto, sia tattico ma soprattutto motivazionale. Guarda caso invece squadre come la Croazia o ancora di più la Svizzera ieri sono riusciti a limare il gap tecnico che c'era, facendo una prestazione all'unisono veramente gigantesca e importante. Quindi, allora, bisogna chiedersi, dobbiamo acquistare Seferovic, dobbiamo acquistare Gavranovic? Vi cito una cosa che ho sentito ieri, ad esempio su Gavranovic, che ai tempi di quando era allenato nel Magonza da Tuchel, quello che è del recente fresco vincitore della Champions League con il Chelsea, Gavranovic era nello Schalke 04 prima di approdare al Magonza di Tuchel, era giovanissima all'epoca, penso avesse 21-22 anni, ed era nello Schalke di Raul, ok? Nonostante questo decise di andare al Magonza. E racconta Gavranovic di una telefonata con Tuchel prima di accettare il Magonza, dove insomma Gavranovic voleva avere un pochino delle certezze dal punto di vista della titolarità. E lui stesso dice alla fine del dialogo: Tuchel non è,
non ha potuto darmi quelle certezze, ma io ho accettato lo stesso perché conscio di potermela giocare. Poi racconterà successivamente di essere andato appunto al Magonza e la storia racconta che ha giocato 5 partite in tutto, dopodiché ha fatto le valigie e se n'è andato altrove. Racconterà successivamente a Gavranovic di Tuchel, che è stato un allenatore per lui pessimo, ok, che non gli ha dato fiducia, e quindi racconta di un allenatore manchevole sotto molti punti di vista. Tuchel a posteriori dirà di Gavranovic che come uomo, come persona, è ancora peggio che come calciatore. Tuchel ha vinto la Champions League facendo del Chelsea un gruppo coeso, fondando soprattutto il suo gioco su un qualcosa di tattico veramente magistrale. Si sa che ha studiato per anni Guardiola e guarda caso è riuscito ad imbrigliare Guardiola più e più volte, non solo in finale di Champions League ma anche durante l'anno e anche se non erro in FA Cup. Ok, non è un caso. Dove voglio arrivare? Tuchel è un allenatore che ha fatto fuori un Gavranovic, che è il Gavranovic di turno, è quello che Sabatini oggi direbbe essere un giocatore rissaiolo, un giocatore con della prepotenza, ok? Un giocatore con della sfacciataggine. E Tuchel ha dimostrato con quell'azione indirettamente oggi a Sabatini che non servono quei tipi di giocatori lì se non hai un'idea tua di costruzione, di filosofia della squadra e soprattutto se non ti sai contornare di gente adatta a valorizzare quello che porti in squadra, ok? Quindi Arnautovic si sta svincolando, anzi ho letto in queste ore che sarebbe già svincolato dalla squadra cinese e si attende a momenti il suo approdo a Bologna. Io ripeto, io dico bene, ho già detto che sono concorde all'arrivo di Arnautovic perché è ancora un giocatore, se vogliamo, giovane, 32 anni, ancora nel fiore della sua attività calcistica, ok? E quindi ben venga, però attenzione a non confondere Arnautovic con un altro tipo di giocatori. Arnautovic lo dimostra, non è che lo dico io perché sono brutto col cappello e gli occhiali e la barba, lo dice il palmarès. A me dispiace mettere il dito nella piaga, ma il palmarès dei giocatori non mente mai, sia per squadre dove ha militato, perché altrimenti si deve dire che il mondo intero è stato cieco e non ha mai saputo dare ad Arnautovic quello che lui avrebbe meritato, ok, cioè una squadra di maggiore lignaggio. E il palmarès recita quello che in sostanza è Arnautovic, un giocatore che ha delle doti tecniche lodevoli, che sicuramente farà fare un salto di qualità da un punto di vista tecnico al Bologna. Ma Arnautovic non basta, ragazzi, Arnautovic non basterà per far del Bologna una squadra vincente, così come ha affermato invece Sabatini, perché Sabatini dice che il Bologna, posto così, e praticamente ha fatto capire che con l'arrivo di Arnautovic arriva quella quota di prepotenza, ok, di sfacciataggine che mancava al Bologna di oggi per ottenere qualcosa di importante. Se questo è il pensiero ultimo, secondo me, qui ovviamente entriamo in un parere personale, non sarà così, perché Arnautovic da solo non garantirà un bel niente se non sarà appunto corroborato da un contorno valido, cioè da un allenatore che sappia caricare la squadra. Non si può chiedere ad Arnautovic di caricare la squadra, non è in grado, non lo è mai stato in tutta la sua carriera calcistica e non lo sarà in grado qua a Bologna, perché da quel punto di vista non è un leader, non è Ibrahimovic. Attenzione, non è Ibrahimovic. Quindi non commettiamo questo errore che sarebbe veramente grossolano. Detto questo, appunto, io accolgo Arnautovic, però vorrei vedere della sostanza anche in altri settori, ok, dirigenziali e tecnici del BFC. In primis, appunto, dai nostri uomini mercato che dovrebbero sapere costruire e avrebbero dovuto far vedere di saper costruire nel tempo una squadra vincente. Invece qua si continua a parlare di
di poter fare una squadra vincente, ma fino a prova contraria registriamo solo dei gran dodicesimi posti. In panchina voglio vedere veramente se, dando quei tipi di giocatori che Mihajlovic dice di volere, riuscirà poi a tirare fuori qualcosa di valido da questa squadra. Aggiungo che, attenzione a dire le parole dette da Sabatini, cioè che ci vuole sfacciataggine e prepotenza, perché io ricordo che il Bologna già in questi anni, con Mihajlovic accentuato addirittura, siamo una delle squadre più cattive, e per cattivi intendo fallose, di tutta l'Europa. Collezioniamo rossi e gialli a iosa, e rilasciare dichiarazioni come quelle di Sabatini. Alcuni mi hanno detto: guarda Luigiona, che Arnautovic non leggerà Sabatini. Ho i miei dubbi, carissimo, che non leggerà le parole di Sabatini. Le leggerà, le avrà sentite, e Sabatini stesso gliel'avrà detto a lui in persona, ok? Perché ci ha parlato. Quindi Arnautovic sa quello che da lui viene richiesto, ok? E se tu richiedi ad Arnautovic di metterci quella cattiveria, appunto, agonistica si intende, tale per cui può essere definito positivo il termine rissaiolo, non possiamo non attenderci che lui, in questa stagione che arriverà, non andrà molte volte oltre le righe. Allora io dico, ragazzi, guai se qualcuno si sorprenderà di questo, guai se ci appelleremo ad un arbitro che magari per un semplice fallo ammonirà Arnautovic, perché anche gli arbitri leggono le parole di Sabatini, e anche inconsciamente, quando vedranno Arnautovic fare un fallo e vedranno Arnautovic lamentarsi, si sentiranno legittimati a sanzionare il giocatore. È roba spiccia di psicologia, ragazzi. Le dichiarazioni di Sabatini sono state sbagliate sotto più punti di vista. Ne pagheremo le conseguenze. Ne pagheremo le conseguenze. È una logica che troverà purtroppo verità. Comunque, ormai il danno è stato fatto. Sotto questo punto di vista comunicativo, Sabatini ha dimostrato che meno va ai microfoni meglio è, perché se io facessi, e lo farò, un ricapitolo di tutte le uscite di Sabatini, di quello che ha detto e di quello che poi si è verificato, e le mettiamo tutte di fila, non so quanta attendibilità abbiano le parole di Sabatini e quanto uno possa augurarsi, ok, di sperare che si avveri ciò che dice, perché fino adesso quello che si è avverato di quello che ha detto è zero. Qui non è essere cattivi, barbuti, cappellati e occhialuti, ok? Qui è leggere la verità. Se poi si vuole continuare a sperare, noi continuiamo pure a sperare, però c'è chi è morto, ok? Di speranza, appunto, chi vive sperando muore cagando. Attenzione, attenzione a non fare questi tipi di errori, di valutazioni. Quindi, anche qua, attenzione a dire Arnautovic, avete visto che Zugador che è, perché l'avete vista all'europeo, perché il giocatore che arriverà a Bologna non sarà quello lì, non sarà quello lì, sarà un giocatore che dovrà giocare i Bologna Spezia, i Bologna Empoli, ok? Sarà Bologna Venezia, sarà tutt'altra cosa, staremo a vedere se riuscirà a giocare come in Italia Austria, staremo a vedere, io ovviamente mi auguro di sì, ma ho qualche dubbio, ok? Che viene appunto dal curriculum vitae e dal personaggio Marco Arnautovic. Mi cari vintori, comunque fatemi sapere che cosa ne pensate di questo ragionamento. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Luigiona Baccaccio di nuovi video. E noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar. Guardate che bello il Dallara.